Salone di Francoforte 2019, stand Volkswagen, tantissime novità e ve le raccontiamo in compagnia di Andrea Alessi, direttore di Volkswagen Italia, e siamo a bordo della ID3. Voi nel vostro DNA avete democratizzato la mobilità e oggi nel 2019 lo volete fare con un'auto elettrica. Come? Infatti ID3 sta proprio per quello. Il 3 sta a significare che questo è il terzo passo della democratizzazione della motorizzazione. Dopo il primo, che classicamente è quello avvenuto con il Maggiolino, c'è stato il secondo con l'espansione di questa democratizzazione che è avvenuta con Golf, e adesso ID3 è la vettura con cui Volkswagen vuole democratizzare, portare all'accessibilità delle masse la trazione interamente elettrica. ID3 avrà proprio questo compito. A livello di struttura dell'auto stessa, Vorrei capire da lei perché bisognerebbe comprare quest'auto, cos'ha di più rispetto a quello che offre già il mercato? Ma intanto è una vettura che viene progettata per essere esclusivamente elettrica, quindi è basata su un pianale cosiddetto in sigla Volkswagen MEB, che è un pianale che serve, che è stato progettato appunto per essere solamente elettrico, quindi viene utilizzato per allocare in maniera molto piatta le batterie. Questo abbassa moltissimo il baricentro, con dei vantaggi sul piacere di guida, sulla guidabilità, sulla tenuta di strada, ma dà anche la possibilità di porre gli assali delle due ruote nella posizione più estrema possibile, cioè è il passo molto grande, è un passo simile a quello di una Passat, pur avendo le dimensioni esterne della vettura quelle di una Golf, intorno ai 4,26 m. Questo ha dato la possibilità ai progettisti di creare un abitacolo particolarmente spazioso che dà quindi una vivibilità a bordo di grandissimo livello. Questa è sicuramente una caratteristica della vettura rivoluzionaria come ID3, ma non è la sola, perché evidentemente perché pensiamo che possa democratizzare l'accesso alla mobilità elettrica? Perché avrà un livello di prezzo che in combinazione con l'autonomia offerta è sicuramente una rivoluzione per il mercato. L'autonomia delle vetture elettriche è sempre stata, come dire, un elemento di debolezza, un elemento critico in combinazione al prezzo. In questo caso avremo tre livelli di capacità delle batterie che possono essere acquistati, che partono già da un più che rispettabile livello di 330 km per arrivare anche agli estremi di 550 km. Ecco, la versione da 330 km partirà sul mercato italiano sotto i 30.000 euro, che utilizzando gli incentivi messi a disposizione oggi dal governo italiano, che sono di 4.000 o di 6.000 euro a seconda che non ci sia o ci sia una vettura da rottamare, portano il livello di prezzo di una vettura da 330 km di autonomia intorno ai 25.000 euro. Io mi devo collegare proprio a quest'ultima parte, il prezzo collegato a un'auto elettrica, perché Off Records abbiamo fatto un discorso secondo me molto interessante. La app elettrica può essere acquistata veramente a un prezzo quasi da scooter incredibile. Sì, perché è una delle ricadute positive del grandissimo sforzo che la marca Volkswagen sta facendo investendo sulla tecnologia elettrica e quindi progettando delle batterie il cui prezzo di vendita possa essere il più basso possibile, lo abbiamo già avuto come ricaduta sulla app che stiamo presentando nella sua versione rinnovata proprio qui a Francoforte assieme alla ID3. La nuova app disponibile per l'acquisto nelle prossime settimane, quindi in autunno in Italia, e per le consegne a partire da gennaio, ha un pacco batterie quasi raddoppiato rispetto alla precedente IAP, quindi porta l'autonomia fino a rispettabilissimi 260 km, che per una vettura city car è direi quello che serve, o anche qualcosa in più di quello che serve, ma lo fa a un livello di prezzo che è riposizionato rispetto alla IAP precedente di quasi 5.000 euro. Quindi noi presenteremo la IAP con un prezzo di prevendita appunto in autunno di 20.500 euro, che viene ulteriormente abbattuto dei 4 o 6.000 euro della rottamazione nazionale, quindi la porta nel caso di rottamazione a 14.500 euro ovunque in Italia.
se si ha la fortuna di essere residenti nella regione Lombardia, che aggiunge un ulteriore contributo on top, quindi che si può cumulare con quello nazionale, sono ben 8.000 euro aggiuntivi. Questo porta il prezzo di una IAP, nel caso in cui si possa rottamare una vettura nella regione Lombardia, all'incredibile prezzo di 6.500 euro, appunto quello di uno scooter. Davvero incredibile. Allora, in attesa di provare l'ID3 e anche l'app elettrica, la nuova versione, io la ringrazio per il tempo. Grazie, dedicato. Grazie a voi. E buon salone a tutti. Grazie.